Stasera siamo chiamati ad votare l'adesione al piano di riequilibrio. A differenza di Barbuti, io dico che questo è un atto che non chiedo l'astensione a voi della minoranza, ma chiedo un voto favorevole a tutti i consiglieri comunali, tutti quelli che hanno a cuore le sorti di questa città, perché è facile fare demagogie, fare un'opposizione così su provvedimenti particolari, ma quando si tratta del bene della città penso che va al di là del destra, sinistra e centro. Tutti quanti dobbiamo sforzarci per trovare un'unità e superare momenti abbastanza critici del nostro ente, che sta attraversando il nostro ente. A scanso d'equivoco parto dalla parte finale, cioè in effetti io preannuncio in maniera convinta il mio voto favorevole all'adesione del piano di riequilibrio. Quindi parto dalla parte finale, così evito poi di fare la dichiarazione di voto. Però come voto convintamente questa adesione, caro Sindaco, così devo dirti che ho tantissime preoccupazioni per il prosieguo, perché l'adesione è il primo passaggio, però ce ne sta un altro molto molto importante, quello di riempire questo piano di contenuti, ed è questa la vera sfida che questa amministrazione stasera piglia l'impegno con la città. Noi dobbiamo riempire di contenuti legittimi, percorribili da qui a diversi anni, perché non saranno 20, saranno 15, ma comunque impegneremo l'ente per diversi anni, da 4 a 20 anni, noi minimo 15 anni dobbiamo comunque gestirli. Quindi in questi anni sicuramente non ci sarà sempre la stessa amministrazione, perché non è che possiamo vincere sempre, qualche volta può darsi pure che si perde, e quindi in effetti ci saranno gli altri, perciò deve coinvolgere quanto più i consiglieri comunali, più consiglieri comunali, perché in effetti non è un qualche cosa che appartiene soltanto a noi. Chi vi parla piano di riequilibrio per me è una pugnalata. Parlare di piano di riequilibrio è una pugnalata, perché sto da 43 anni in un ente locale e devo essere sincero, sfido chiunque, ma la cosa mi rafforza sempre di più la mia convinzione, perché in effetti con chiunque esperto mi confronto, questa è la prima cosa che quando ci parli di che numero sono, e voi fate il piano di riequilibrio, la prima cosa che mi dicono, voi fate il piano di riequilibrio, e in effetti i numeri, che sicuramente non sono l'unica cosa importante in contabilità, esistono i numeri che sono consistenti ma non certamente proibitivi, così come dicevo l'anno scorso, ripeto oggi, nonostante sembrerà assurdo, ma lo ripeto ancora oggi con più convinzione. In contabilità dico, esistono i numeri ma esistono anche le cause, le motivazioni che portano a quei numeri. E allora se noi analizziamo quello che è stato il nostro percorso, vediamo che tutti questi attacchi che subiamo, addirittura qualcuno forse vorrebbe mandarci alla carrota, tranne la maledizione del Padre Eterno, perché in effetti ho sentito anche qualcosa del genere, però mi sembra che tutti questi danni noi non li abbiamo procurati. Se i danni ci sono stati, sì, l'abbiamo commesso uno, e forse il sindaco più di tutti, è che ha dato credito a quelle che erano convinzioni sbagliate per me di alcuni dirigenti, di una parte della burocrazia dell'ente. Idolo in commissione consiliare, chiedeva all'assessore, ma quando è che avete deciso di fare il piano di riequilibrio? Lei da buona politica, perché io non sono un buon politico, rispose, sì, l'abbiamo deciso una ventina di giorni fa, un mesetto fa, che se quell'altro. No, no, diciamo le verità. Io sono abituato a dire sempre le verità, perché poi alla fine vengono a galla le verità. Questo piano di riequilibrio ha legge in queste sale, in questi uffici, da febbraio dell'anno scorso. Si stava parlando di piano di riequilibrio già quando non esisteva proprio questa ipotesi per me, però si parlava già di piano di riequilibrio. Tutto questo che ha fatto rallentare la macchina comunale. Io sono stato 43 anni, io capisco, quando si lanciano dei messaggi, dei segnali, purtroppo questi messaggi vengono incamerati. C'è stato un rallentamento, vuol dire, vabbè, ma tanto, comunque noi andiamo al piano di riequilibrio, perché dovremmo sforzarci, perché dovremmo preoccuparci, come diceva Barbuti, di trovare delle soluzioni? No, Barbuti, le soluzioni si trovano se tu tieni
un obiettivo da raggiungere, un'ambizione, un qualche cosa che fa bene a tutti. Ma quando sai che può sanare tutto, perché questo è il termine che è passato, piano di riequilibrio uguale sanatoria, non è così. Mi sono sforzato di dirlo un sacco di volte, nelle varie riunioni, nelle commissioni, non è una sanatoria, è una cosa brutta. Adesso siamo costretti a farlo, ma è una cosa brutta. Cerchiamo in tutti i modi di evitarlo, questo piano di riequilibrio, perché ci sono le possibilità per evitarlo. Irrigidimento da una parte, irrigidimento da un'altra, ho visto proprio un rilassamento totale. E fino ad arrivare a un certo punto, il periodo estivo, perché poi bisogna fare anche la cronologia, periodo estivo che noi tentavamo in tutti i modi di risolvere questo problema, c'è stato un fuggi-fuggi generale. Tutti a mare, una volta stava una canzone, tutti a mare, tutti in ferie. Pochi stupidi sono rimasti in questo comune, fra questi c'era il sottoscritto che veniva tutte le mattine da Grove, l'assessore Carofano, il sindaco e il dirigente Sorrentino. Il dirigente Sorrentino che è proprio un senza cuore, devo dirlo, perché tu ci fatti i complimenti, invece no. In un periodo particolare della sua vita stava qua sopra a lavorare e purtroppo stava perdendo un genitore. Una mattina l'ho preso io quasi a calcio e l'ho cacciato fuori, perché un figlio deve stare vicino al genitore, invece lui no, stava ancora qua presente. Per fare che cosa? Per fare un ultimo tentativo, tentando di redigere un bilancio di previsione che poteva essere la nostra ancora di salvezza, perché noi abbiamo redatto un bilancio di previsione, dico noi, scusami Francesco, ma mi sento pure di parte in causa. E allora noi abbiamo redatto un bilancio di previsione che rispondeva a tutti i principi fondamentali, ma soprattutto a uno, quello principale, veridicità e legittimità delle poste iscritte in bilancio, perché quelle erano veritiere. E io mi sono battuto come un leone con i consiglieri per farci capire, nonostante il parere non favorevole dei revisori dei conti, perché loro non sapevano come aggrapparsi agli specchi per dire no, dobbiamo dare parere sfavorevole, perché in effetti avevano già una convinzione, ci volevano portare in quella direzione. E quando è stato redatto il bilancio, Francesco Sorrentino ha messo il parere favorevole, quindi lui più di me credeva in quello che aveva scritto, quello che era il contenuto di quel bilancio, come ci ho creduto io. Quello poteva essere l'ultima ancora di salvezza, o in maniera già propria, volendo pensare male, poteva essere il primo tassello per un piano di riequilibrio successivo credibile, fattibile. Purtroppo quei numeri che abbiamo messo in campo, che abbiamo iscritto in quel documento finanziario, non si sono attuati, ed erano veramente facili da attuare. Antonella Carofalo ha parlato del dirigente Attanasio che aveva previsto un 6 milioni, ma perlomeno aveva raggiunto 3 milioni e mezzo, qualcosa è stato fatto. Cose veramente facili da raggiungere non sono state raggiunte. I contratti per le antenne di telefonia, la vendita della farmacia, il versamento della nostra partecipata di 1,2 milioni, 1,3 milioni, adesso non ricordo precisi i numeri. Se non fosse una situazione grave, potrei fare una battuta, ma dopo la mia lettera che tutti quanti avete avuto, la lettera aperta che ho fatto a febbraio più o meno, no? Finalmente si è verificato questo versamento e ci è stato detto, almeno nel settore finanziario così mi è stato risposto, che si erano dimenticati di fare questo versamento, che doveva venire il 31 di dicembre del 2021. Solo così poteva essere utile, perché dopo sì, ci va bene come cassa, ma non certamente a quello che era il nostro obiettivo. Quindi, come vedete, tutte queste cose hanno portato a peggiorare la situazione. E allora io ripeto, non ho scritto l'intervento come ha fatto bene Barbuti, per carità, però ricordo dei passaggi che ho fatto il 30 di settembre, caro Antonio. Io ho detto, queste non sono colpe nostre, noi ci troviamo in questa situazione, ma non per colpa della politica, caro Antonio Barbuti, non per colpa della politica, dico a te perché ti tengo di fronte. Non posso parlare se dici niente. E allora, no, non paghiamo colpe non nostre. E allora io mi rivolgo al sindaco stavolta, ma guardandolo negli occhi, come sono abituato a fare, perché io sono stato sempre fedele, sono stato sempre corretto, sono stato sempre un uomo di squadra.
però tre volte buoni fa la quarta volta fessa, e io mi fermo a due, non la terza. Io do il mio voto convinto per l'adesione, caro Enzo Servaglio, ma le cose devono cambiare da così a così la mattina. Chi ci ha portato in questa situazione ha il dovere morale di farci uscire da questa situazione, caro Enzo. Noi possiamo alzare il ditino, ma devono lavorare loro adesso, perché a fine mese, come giustamente ricordava Antonio Barbuto, percepiscono un buon stipendio rispetto a tante persone che non sanno neanche come mettere il piatto a tavola, e allora devono lavorare. Si deve finire di fare la succursale dei portici qua sopra. Non bisogna andare avanti e indietro, bisogna lavorare nelle stanze. Guai se avete ancora un dirigente che cammina così, avanti e indietro. Caro Enzo, bisogna pretendere di farli lavorare queste persone, perché noi siamo in una barca di guai, non per colpa nostra, e ce ne dobbiamo uscire. Perciò io chiedo pure il consenso ai consiglieri dell'opposizione, perché tutti quanti insieme dobbiamo portare fuori da questa situazione cavata di remo. Io per un certo periodo ho anche collaborato in questa cabina di regia, ma non potevo andare oltre, perché vedevo che continuamente facevamo riunioni disattese, davi consigli e non venivano ascoltati. Mi sono permesso insieme a altri due consiglieri di rivolgermi alla parte politica, ma soprattutto alla Meteglia, che è una nostra partecipata. Ho detto: vi sembra opportuno, alla vigilia di un piano di riequilibrio, fare delle assunzioni, perché può incidere, potrebbe anche non essere, ma potrebbe incidere. Vi sembra opportuno? Possiamo rimandare di 2-3 mesi, fin quando non aderiamo al piano di riequilibrio? Abbiamo fatto una commissione, prima parlava Antonio Barbuti della commissione controllo e garanzia. Non lo so, bisogna dirlo, o sentiamo bene pietosi, perché abbiamo capito tutti quanti che non era opportuno. Ce l'hanno detto chiaramente i dirigenti del settore finanziario, ce l'hanno detto i revisori dei conti, ce ne siamo convinti tutti quanti noi. Anzi, Marcello, più di inopportunità mi suggeriva un termine, non so se te lo ricordi, inappropriato, una cosa del genere. Ecco, e allora la mia preoccupazione è questa: riusciranno i nostri eroi a raggiungere il traguardo, l'obiettivo dei 90 giorni? Se questo è l'andazzo, possiamo chiudere già bottega. Allora, o ci deve essere un cambio e deve essere così, oppure, ragazzi, il mio voto ci sarà, però successivamente troverei sicuramente difficoltà a votare a favore di un qualche cosa che non ha un obiettivo finale, perché io sono benitengo della maggioranza, perché ho firmato un progetto, l'ho firmato 6 anni fa, 7 anni fa, l'ho rifirmato l'anno scorso nel 2020, però chiaramente io non mi sono allontanato da quel progetto. Mi sembra però che quel progetto si sia almeno momentaneamente arenato. Quindi c'è bisogno di un cambio di passo. Un cambio di passo vuol dire che ogni, non dico ogni giorno, ma ogni 4-5 giorni noi dobbiamo verificare lo stato dell'arte, perché qua veramente ci giochiamo tutto. Non fare un piano, non farci approvare un piano di riequilibrio significa automaticamente dissesto, ed è proprio una sciagura, perché il buon dirigente, sorridendo, mi può dire, non sono numeri da dissesto. Per carità, noi potevamo anche tirare il piano di riequilibrio se fatto con una certa oculatezza, come è stato fatto negli anni precedenti. Poi vediamo chi è che è sbagliato, perché non è questo l'appuntamento importante, cari colleghi. L'appuntamento importante sarà quando noi andremo a discutere e a riconoscere i debiti fuori bilancio, quando andremo a leggere le attestazioni di questi debiti fuori bilancio, andremo a fare le valutazioni sul consuntivo, chi è che non ha fatto cosa. Diamo tempo al tema, però è meglio annunciarlo già prima, così si preparano. Allora, io riconfermo il mio voto favorevole, ma con un forte cambio di passo. Se tu pretendi questo, Adolfo Salzano sarà sempre a fianco a te. Ma se vedo un rilassamento, e anche dovuto alla stanchezza, perché tu ogni tanto mi dici che sei stanco, e allora Adolfo Salzano sarà un tuo nemico. Ma no, perché sai che io voglio bene a questa città. Grazie.